Racconti altre sensazioni che arrivano dall'auditorium. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Siamo tutti compagni di scuola, nasce per celebrare quello che io considero il miglior film di Carlo Verdone, un film che ha 31 anni, è uscito nel 1988. È un film che racchiude forse tutte le sfaccettature del Carlo Verdone, attore e regista. È un film molto importante che ha avuto anche tantissimi riconoscimenti. Nel libro cerchiamo di intervistare un po' tutti i protagonisti del cast di Compagni di Scuola, da Massimo Ghini a Nancy Brilli, passando per Eleonora Giorgi, Christian De Sica. Insomma, un libro che contiene tante curiosità e tanti retroscena. Venerdì scorso, qui proprio al Festival del Cinema di Roma, è stata presentata la versione restaurata di Compagni di Scuola, con la presenza di Carlo Verdone, di Fabio Traversa, che ha scritto anche la prefazione di questo libro. Fabio Traversa è il famosissimo Fabris del film, il personaggio che nessuno riconosceva perché invecchiato brutalmente dai tempi del liceo. C'è un'introduzione anche molto importante fatta da Andrea Scanzi, noto giornalista, che si occupa delle tante separazioni che ci sono state in quel periodo negli anni Ottanta. Le famiglie iniziavano a divorziare, a separarsi, e quindi è un'introduzione molto molto interessante.